tra pochi minuti partirà il Giro d'Italia qui da Fossacesia, una grande partenza attesa da tutto l'Abruzzo. Siamo con il signor Fizzani, presidente dell'associazione che organizza la festa dell'uva e del vino. Signor Fizzani, questa è un'occasione, al di là dell'aspetto agonistico, per la promozione del territorio di Fossacesia, di tutto l'Abruzzo, ma anche delle non solo bellezze artistiche ma anche enogastronomiche. Sì, buongiorno a tutti. Tutto ciò che vedete che abbiamo organizzato lo stiamo facendo per il nostro territorio, non solo per il nostro territorio, anche per tutto il mondo, perché si devono vedere. E tutto ciò che vedete è stato realizzato da noi, dall'associazione della festa dell'uva e del vino, perché riporteremo tutti gli agricoltori e tutta la città ad essere compatta e uniti per un futuro, ma non solo per noi, ma anche per i giovani. Come dicevamo, un'occasione importante di promozione del territorio, anche in vista dell'estate. Si aspetteranno tanti turisti anche dall'estero, tante persone verranno qui a Fossacesia anche a degustare i prodotti della terra, e quindi anche voi vi farete trovare pronti, insomma. Certo, noi saremo pronti, accoglieremo i turisti, faremo delle manifestazioni anche qui al mare, perché ci hanno dato la possibilità di stare qui e lo rispettiamo, perché una chiesa si rispetta. Faremo di tutto per il nostro mare, per il nostro, la nostra costa, dei trabocchi e tutto, e del paese, che è molto importante.